rappresenta la Madonna col bambino in trono, con quattro storie della Madonna ai lati, nei registri superiori e inferiori, e ai lati, sul laterale sinistro, due sante e un santo condottiero, e sul laterale destro invece abbiamo un diacono, Sant'Antimo probabilmente, e Sabino e Donato, i due vescovi. È considerato uno dei capolavori della pittura italiana del 200, il Dossale delle Vertighe, un'opera di Margherito d'Arezzo. Il dipinto è stato realizzato tra il 1280 e il 1285. Che ha molte influenze ancora bizantine, però prelude molto all'arte che poi sarà l'arte italiana, diciamo così, l'arte naturalistica, e poi sboccerà con Giotto. L'opera completa, esposta al pubblico nella chiesa del Santuario di Santa Maria delle Vertighe, dopo quasi 30 anni è tornata temporaneamente al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Un'occasione molto importante di vederla molto meglio. L'occasione è dovuta al fatto che alle Vertighe vi sono dei lavori in corso che hanno consentito, e ringrazio per questo la comunità francescana di Betania, che appunto gestisce, è la provincia dei frati minori francescani, che hanno accettato questa di consegnare per un periodo ovviamente quest'opera a questo museo, anche perché in questo museo, nell'ambito di queste sale sono dedicate al Medioevo, quest'opera dialoga in maniera diretta con le altre opere di Margherito di Arezzo che noi da sempre conserviamo nel museo, la Madonna di Montelungo e due San Francesco. L'esposizione sarà visitabile sino al prossimo 29 luglio, un evento che segna un'importante tappa nel rilancio delle attività del Museo di Arte Medievale e Moderna, che entra a far parte adesso del gruppo dei musei statali, per i quali è previsto un biglietto unico che consente di visitarli tutti. Sarà sia per la mostra di Maso Margherito che per il museo stesso. Il museo rientra a pieno titolo nel circuito dei musei statali, quindi fa parte del biglietto unico e farà parte anche del biglietto unico una volta messo a pagamento anche questo. È un bel museo, è un museo che deve essere reso più fruibile rispetto al passato, ci stiamo adoperando per questo e già gli accessi sono aumentati.